Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Fox in Japan. Finalmente possiamo concludere questa win streak. Sono stato impossibilitato a registrare fino ad oggi per causa computer, finalmente l'ho cambiato. Ringrazio Francesco Rocca per il Landoros, che a sto giro ha 31 IV in HP, quello che avevo io siccome era HP Ice e avevo difficoltà a trovarne uno buono, ne aveva solo 7. Ma bando alle ciance, sigla, ma voi ricordatevi di mettere like e di iscrivervi se non vi siete iscritti e di andare su TP se volete questi team tradotti da Simone Pezzula dal Giappone. Fame, United States, Cresselia, Gyarados, Charizard, Incineroar, Ferrothorn, Fini. Ok, non mi sembra uno di quei team da mondiale, ma direi per niente. Ha una buona core acqua, erba, fuoco, però ha due acqua e due fuoco. Ha tipo 4 deboli a Tapu Koko. Incineroar e Ferrothorn li scoppio con Blaziken, però non so se portarmelo. Tipo Tapu Koko sì, Azzalgo pure. Poi c'è Clefairy per la Trick Room, perché questo mette la Trick Room sicuro come pane. Parte Cresselia, Incineroar e dietro magari Fini, Ferrothorn e si mette la Trick Room. Sì. E noi abbiamo Clefairy che fa After You, che ci fa attaccare Tapu Koko prima. Poi però non riusciamo a toccare Cresselia molto bene. Quindi dobbiamo portare Cartana per forza. Che abbiamo solo Incineroar, quindi una volta morto Incineroar o comunque il fuoco Cartana ha spazio per fare ciò che vuole. Vediamo come lì da lui, vediamo se non ha, se non è riuscito magari a scegliere in tempo. Mi spiace per lui, tipo se lì da Cresselia Gyarados non ha scelto se è tempo. Ok, no. Questo tizio c'è. Ok. Cosa può fare lui? Può aver paura del Final Gambit che uccide Tapu Fini. E però Tapu Fini lo tengo troppo sotto scacco. Potrei indebolire Ferrothorn e poi fargli Final Gambit. Vediamo quanto gli faccio di fulmine, spero di portarlo in range. Se vedo che poi c'hai Lefties ci rinsisto il turno dopo, tanto ottimo Protect. Gioca sulla difensiva e sbaglia. Ok, Leech Seed su Azzelgo. Sì, si manda Cartana e si fa Final Gambit su Ferrothorn. Vediamo se Tapu Fini switcha o attacca, ma è probabile che attacchi. Io mi prendo un Muddy Water agilmente, visto che sono a Salt Vest. Ah, ritira pure. Incineroar. Non bene. Perché a meno uno con Sacred Sword ci sta chi gli facciane anche due che io. E può essere problematico. Però con danno di Flare Blitz più un Sacred Sword forse riesco a portarlo in range.
Ad esempio, se ora mando Clefairy, se non mando Tapu Koko a fargli la Z, no, meglio Clefairy. Non voglio tenermi Clefairy in fondo, che sennò poi rimane solo lì come un citrullo a non fare niente. E poi è giusto il momento di imparare a usarlo. Ora io faccio Sacred Sword e Follow Me, perché nel caso non faccia Fake Out e faccia Protect Flare Blitz, io ce l'ho nella saccoccia. Non posso fare doppia Protect perché Kartana è Assault Vest. Inoltre, Fake Out più calmamente non piace a nessuno riceverlo nel viso. Vediamo, questo insieme Roar ha quanta vita lo portiamo. Infatti, protegge confini. Ah, ok, bait che io tranquillamente. Quindi lui ora rientrerà il turno dopo al posto di Tapu Fini su Leaf Blade. Molto probabile. Dipende chi ha come quarto. Però sicuramente Gyarados. Gyarados. Noi buttiamo poco e facciamo Heal Pulse, perché lui ora è ovvio che rientra con Insigne Roar, è palese come il pane. Non ha switchato. Cosa? Ah, perché ormai Kartana era a meno 2 e si è sentito tranquillo. Muddy Water e Coccola evita. Dragon Tail! Hai fatto Dragon Tail su uno che era meno 2. No, cioè, poi fai cosa ti pare. Seriamente, io non mi sento di giudicarla. Però Megalus 1 si aspetta Drago Danza, non Dragon Tail. Ok, ha fatto di nuovo Protect confini, questo stallo in una maniera incredibile. Protezione. Follow me. Zeta. Inderviso. Sei comunque in range. Dopo questa Zeta, a me basta fare doppio Protect. E poi siamo di nuovo punto a capo. Anzi, adesso tipo Kartana shotta tutti con un colpo comunque. Forse Gyarados no. Ma dè, sono in un vantaggio clamoroso. Tolto Ferroturn. Ora facciamo Protect di qui e Protect di qua. Lo stagliamo leggermente. Io dopo Fake Out, Muddy Water, non mi piace la cosa da fare. So che è brutto, so che non sempre doppio Protect è la mossa giusta, però giochiamo slow. Oh, Fake Out Moonblast. Io non so che dire, e non era una gran giocata. Questo ragazzo penso si sia arreso ormai all'idea di perdere, perché comunque l'ultima mossa non è che fosse un granché.
Cosa fa di nuovo Protect? Allora, finché uno gioca con serietà, io lo rispetto. Però che tu abbia perso, che tu mi fai delle giocate terribili come Fake Out più Moonblast e mi vieni a fare gli switchini più Protect, più Switch più Protect, ciccio, io ti sbundo, ti devasto. Muori Fini, muori Incineroar, ma muori Incineroar. Ah, Gesù, aiutami tu a gestire sta gente. Gnegne, switch, switch. Dovevi switcharlo prima Incineroar. Ma scusate, mi ha fatto incavolare. Oh, chi fa slow play? Cioè io mi scuso per fare slow play, mi scuso quando faccio doppia prote perché è noioso. Questo me la fa nervoso, prote, prote, prote. Ah. Non lo tollero. Aqua Tail. Bravo. Bravissimo. Ora cosa fai? Cosa fai con tua carta? Fai doppia protect ancora? Se fa doppia protect rischio di tirare il DS nel muro. Ma sì, Thunderbolt e Leaf Blade. Anzi, facciamo Dazzling Gleam più Leaf Blade. Ok, bravo, bravo. Quel Fini l'hai protetto 60 volte. Non era neanche scontato che lo proteggessi. Bravo. Ok, intanto mi preparo la skin con la casella verde. Che ormai, ragazzi, è giù. Spero che si arrenda e che non provi la doppia protect. Se prova la doppia protect è di nuovo il mio eroe e lo rispetto di nuovo. Ti prego, prova la doppia protect. Sta aspettando. Cosa aspetti? Ok, non ha fatto doppia protect. Ok, GG al mio avversario. Finisce 2-0 e adesso andiamo a mettere il quadratino verde. Bene, siamo arrivati all'ultimo incontro e che si vinca o che si perda, Team Magma Messico, Chihuahua, è un posto? Sì, è un posto, Chihuahua. Clara con Garchomp, Ariama, Pelipper, Venusaur, Arcanine, Mimikyu. Ok, allora. Cosa numero 1 c'ha Pelipper e non c'ha Rei. Cosa numero 2, boh, siamo a 1500 perché è riniziata un po' la season, quindi boh. Perché mi ha resettato il rating. E niente, è un team da Trick Room, credo, e mi devo portare bene i feri. Assolutamente, Coco ci sta, Blaziken pure, Cartana, boh, Cartana sì, ci sta, però anche l'Andorus. Meglio Cartana, mette la Rain, poi se no non so più come toccare quel Venusaur. Venusaur mega è bello, bello ciccioso, in realtà. Ok,
Comunque mi dispiace aver perso l'ultima partita che avevo fatto, che era rimasta sull'altro PC, e ragazzi, avevo ribaltato una partita con ghigliottina di Cartana. A voi sarebbe davvero piaciuta. Spero di ritrovarla, nel caso ve la riappo a casa. Ok, Garchomp, Ariama. Noi stiamo transordi. Mettiamo un Clefairy. Mettiamo un Clefairy. Mettiamo il nostro Clefairy. Ho paura che quel Garchomp sia Scarf, anche se non è Scarf, è Groundium palesemente. E ha anche maggior ragione, se è Groundium ho bisogno di proteggermi sia poco che Blaziken. Poi farà Fake Out Z. Poi comunque in una Trick Room dubito che sia scarfato. Rock Slide. Perché? Ho paura che sia scarfato. Noi facciamo Follow Me. Ci prendiamo il Poison Jab se quella riama ce l'ha. Il Poison Jab ci fa tanto, tanto, tanto male. Ed è scarfato. Questo era quasi un team da VGC 17. Knock off a Clefairy, ci ha tolto le abilità. Ha una buona mossa. Arcanine a Lefties. Arcanine a Lefties. Io continuo imperterrito col Thunderbolt più Follow Me. Sacrifico Clefairy per indebolirli tutti uno per uno. Quel Garchomp è scarfato. Il turno dopo protegge l'Arc. Ok. Wybro. Ok. Adesso switcherà l'Arcanine. Dubito che faccia un terremoto in la faccia ad Arcanine. Io col potere di Clefairy dovrei reggere il terremoto di Scarf Garchomp. Mi faccio un Follow Me per essere sicuro. Forse si aspettava un Thunderbolt su Ariama e ha deciso di fare uno switch sicuro anche per la Z. Ritira Arcanine e butta Venusaur sul terremoto. Quick. Chapu Koko che regge, è un grandone. Ora però Aya non l'ho ucciso. Sono punti a capo. Cavolo! Scarf Chomp, new meta! E butto Cartana e proteggo Clefairy. Spero non mi faccia tanto danno. Wow, l'ha ritirato. L'ha ritirato. Ora mi sembra quasi il momento di buttare Blaziken al posto di Clefairy. Anche se ho paura anche di un close combat di Ariama su Kartana, che non ci fa per niente bene.
Allora, Cartana mi serve intero. Lazio che mi serve intero. Io faccio doppio switch di qua e metto Blaziken di là. Spero arrivi Giga Drain più Fake Out oppure Giga Drain più Close Combat. Perlomeno così si droppa le difese e quell'Ariama riesce ad andare giù abbastanza bene. Arcanine, ok. Ottimo. Vai, Blaziken. Bullet Punch. Ottimo. Ora potrebbe essere indirizzato a Tapu Koko Bullet Punch. Però se lo indirizzo a Tapu Koko, io ci sto di lusso, perché ora in questo turno faccio Sword Dance. Con la Z spero venga giù. Se switch a Garchomp va bene. Va bene che spari Flare Blitz su Tapu Koko. Io faccio Sword Dance. Poi rifaccio Protect e poi dovrei essere più veloce. Poi non so se c'ha Stomp intanto un suo Arcanine. Dai. Che palle. Non mi aspettavo questa partita, ad essere sincero, dalla preview. E invece i team con Mega Venusaur purtroppo non sono ottimali perché tendi a subire troppi colpi. Tapu Koko regge, cioè non regge ovviamente. Spielbucht. Ora mandiamo Clefairy. Doppia Protect. È probabile che quel Garchomp switchi e che lui butti Ariama per fare Fake Out più danno. Però io dovrei andare avanti a suon di superpower effettivamente. Ok, io voglio shottare quell'Arcanine perché è iniziato a starmi antipatico e perché secondo me quel Venusaur switch. Oggi tutti quelli che fanno gli switch carini e coccolosini, io non li sopporto quei giocatori. Ah, perché vedete, quando fate troppi switch, giocate troppo difensivamente, ve le pesco le cose. Se giochi difensivamente 7 turni, al settimo è ovvio, è proprio BAM! Ti prendo al volo, come sto Arcanine, tira il piccione, l'ho presa al volo. E ci godo, non poco. Fatemi sapere anche voi con un commento se odiate quelli che vi fanno 700.000 switch. E ora ti faccio doppia Protect. Vabbè, c'era Feint. Ma se c'ha Feint mi distrugge. Ma se c'ha Feint mi devasta. Mi scoppia. La terza doppia Protect. Che fo. Quindi è anche abbastanza prevedibile. Prende c'è la Life Orb. Feint, Bullet Punch, Fake Out. È raro, cioè. Cioè, Flame Orb, scusate. Cioè, Guts, usalo per la roba forte. Ora. Chi gli faccio fuori? Perché Venusaur ci sta che protegga ancora. Boh, mi posso far ammazzare Clefairy.
Spara un flare blitzone su Venusaur, magari non protegge. O switcha su Garchomp, o boh, cosa ne so io, lui cosa vuole fare. Magari fa Protect con Venusaur switching di Garchomp, perché è strano forte. Ok, morto Venusaur. Quel Venusaur è morto. Sono a più uno. Sono a più uno. Va bene, quanto sto di lusso, Ele. Cc, bravo. Bravo guaglione. Ora entri con Garchomp. Garchomp si prende un super power di quelli. Super power. Di quelli numero uno. Sì, scusatemi, ero a pronunciare la roba in giapponese come un deficiente. Ah, bene. Che bello. Che bello vincere. Dai, Cortana. Leaf Blade e Suppa Powa. Ciao, Gachu. Goodbye, Gachu. È tutta la partita che praticamente il nocciolo è stato: se Garchomp è sul terreno, bloccato su terremoto, prima che entri Blaziken, io anche con una Protect, con un acceleratore, non è detto che io lo superi, e poi mi shotta con terremoto. Quello è il pericolo vero. Quindi di solito lui ha perso quando mi ha dato lo spazio di buttare Blaziken e fare Sword Dance, in realtà, perché comunque, grazie al cavolo, non mi teneva più sotto scacco dopo gli acceleratori. Bene, quindi ultimo quadratino verde. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me a vedere queste puntate. Non vedo l'ora di prendere un nuovo team e dire tra di noi un team un po' più serio, perché Bimby, Clefairy e Blaziken fa una fatica matta, giallo Bimby. Fa fatica, cioè provate, provateci. Boh, è davvero è stressante perché si parla sempre di quei 50 e 50 di Blaziken. Però non si capisce mai di cosa parlano seriamente. Ma in realtà l'avete visto, la gente che switcha, la gente che protegge, non sai mai su chi fare l'attacco, magari stavolta lo prendi, la volta dopo non lo prendi, la Protect va in fumo e poi prendi troppi danni. Quindi se vi piace il rischio, se vi piace rischiare e andare al casino, questo è il mazzo, sì, è il mazzo. Questo è il team che fa per voi, altrimenti andate un pochino più sul sicuro. Ciao ragazzi, alla prossima!